Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta al limone tipo mulino bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, zucchero, burro, uovo, vanillina, la buccia di un limone, sale, lievito per dolci. Per la crema, latte, zucchero, amido di mais, farina di tipo 00, la buccia di un limone, uova, aroma di limone. Per la torta margherita, farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, la scorza di un limone, aroma di limone e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta facendo la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Li polverizziamo per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso la farina, il burro, l'uovo, la vanillina, il pizzico di sale e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. La frolla è pronta, avvolgiamola nella pellicola trasparente e posizioniamola in frigo per 30 minuti. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero e la scorza del limone, chiudiamo con il coperchio ed il misurino e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso il latte, le uova, l'amido di mais, il farina e l'aroma di limone. E lo facciamo cuocere per 7 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in un contenitore e lasciamola raffreddare. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo con il mattarello. Prendiamo una teglia del diametro di 24 cm, abbiamo messo un foglio di carta da forno sul fondo e imburrato i laterali. Mettiamo la frolla all'interno della teglia. Dopo aver posizionato la frolla nella teglia, riprendiamo la crema e versiamola all'interno, lasciandone 150 g da parte. Livelliamo bene. Prepariamo adesso la torta margherita. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza del limone, e polverizziamo per 15 secondi a velocità 10.
Spugnamo bene sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso la farina, le uova, il burro. Il lievito e l'aroma di limone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino ed amalgamiamo per 1 minuto a velocità 4. L'impasto è pronto. Versiamolo sulla crema. Livelliamo bene. Mettiamo la crema rimasta in una sacca poche e decoriamo la torta. Infornare in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 30-35 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Torta al limone tipo mulino bianco. Grazie e alla prossima ricetta!